E poi ho ricevuto un'altra cosa che la puntavo da tanto, però mi si è
sempre dispiaciuto perché costa un po' 8 euro e sto parlando delle illuminande Mémé. Mimimi, boh, comunque. Questo qui di 12 ml ed è del colore Subiam, può essere, vediamo. Insomma, c'è il più chiaro, il più scuro e io ho l'intermedio. Si presenta come se fosse uno smalto, appunto. Io lo applico nel viso, nei punti che desidero illuminare e questo qui c'è la bottiglietta. E come applicatore mi piace di più rispetto alle goccine di Kiko. Quindi sono contenta per quanto riguarda Maglilaia. Poi nella rivista di Essence erano uscite le palettine, io le ho comprate tutte e due. Questi qui sono Sun Club di Essence, io ho la 02 Long Beach e la 04 Midnight, comunque questi due. Solo che questa ancora non l'ho aperta, quindi non ho intenzione di aprirla perché capite che sono sommersa di ombretti, quindi magari me la regalerò. Non la sto aprendo. Però questa qui l'ho provata e devo dire che mi ci sono trovata bene con il primer. Senza primer ho avuto un po' di reazione cutanea alla pelle, non lo so, lo dovrò provare a testare nuovamente. Comunque sono dei colori abbastanza naturali ed è ottima anche da portare per un viaggio, è molto comoda. E questi due poi li ho pagati 1,50 € perché stavano nella rivista. Poi invece sono stata a Palermo lunedì che ho fatto gli esami, pure questa materia è andata, quindi ho meno materie e ho comprato, allora sono andata dalla MAC che volevo comprarmi il rossetto, però quello che cercavo dell'edizione limitata di quest'anno di Novel Romance non c'era più. Ok, era sold out. Ok, dico vabbè, prendo un colore simile, anche se non è simile, però con viola che mi piace, della Amplified Violetta. Sold out pure, cioè tutti quelli che piacevano a me erano sold out, quindi ho rinunciato. Magari li acquisterò sul sito. Ho comprato, cioè da MAC mi sono fatta dare soltanto questo campioncino che è della Fondotinta Mineral Master, non lo capisco cosa è scritto, l'ha scritto la commessa, non la capisco la scrittura, ed è di questa fondotinta che voglio provare prima di acquistare sinceramente 30 euro di fondotinta, la voglio provare se ne vale. Sicuramente sarà ottima, però ci tenevo a provarla, mai dire mai. E poi sono andata da Scarpe Scarpe, che so che c'è Catrice Essence, ed Essence era, lo stand era totalmente svuotato, però una cosa che ho notato che era ordinato, quindi mi è piaciuto. Però io ho comprato questa borsa da Catrice, ho preso questo correttore qui che è il Camouflage, che è il numero 010 Ivory, che devo dire che è il più chiaro, quindi mi piace per andare a illuminare questo qui. E poi ho preso una cosa che non ho sinceramente nella mia collezione, mi manca, quindi ho detto vabbè dai, questa volta lo prendo. Ed è il Lash Brown di Catrice, cioè il mascara sia per le ciglia che per le sopracciglia. Questo qui. Quindi lo proverò sicuramente e vi farò sapere. Questi sono dei prodotti che ancora non ho utilizzato, non so come mi ci trovo, quindi aspettavo proprio per farvi il video. E poi ho preso da La Grotta, che sarebbe mio zio, che vende scarpe. E ho preso queste scarpe della Melania che mi piacciono tantissimo perché non so quando li posso mettere sinceramente, dato che ancora ho questo problema a piede, però io li ho comprati, voglio evitare di sporcarli perché sono delicati, quindi le mani sporche, quindi eviterei proprio di biaccioccare tutti i colori. Guardate qui, cioè con lo struccante faccio fatica a togliere l'eyeliner, veramente eccellente. Perfetto, adesso sì. Ed è una scarponcina della Melania, appunto, così fatta molto. C'ha qui la cernierina, qui di pelle. Di dentro io dico che sembra tipo una tovaglia perché è questo tessuto così. E da questa parte c'ha tutti questi strassini. Questi li ho avuti in sconto,
perché c'era lo sconto del 50%, ma mi piacciono tantissimo, sono belli, sono eleganti, cioè io di solito non li prendo mai in questo colore perché si macchiano subito, ma questa volta ho voluto fare uno strappo alla regola perché mi sono piaciuti, mi hanno catturato la mia attenzione. E sono così con questi strassini, quindi questi costavano, vediamo se ci sta scritto, 70 euro, io li ho pagati 35 euro, 30 euro, comunque qualcosa del genere. E poi, siccome oggi sono stata cioè, in giro per Agrigento a sbrigare delle cose, avevo dei impegni, allora siamo passati io e mia cognata al centro commerciale. Volevo prendere più cose, però mi sono trattenuta, ho preso soltanto una borsa, sono stata brava, quindi l'OVS, li devo anzi provare con la calza perché non l'avevo e devo vedere se mi stanno bene perché nel caso li devo andare a cambiare. E sono questi qui che sono fantastici, io amo le ballerine, queste qui con il fiocchetto di velluto di questo Borgogna che quest'anno va tantissimo di moda, mi piacciono veramente tanto, proprio tantissimo. Se mi stanno bene li indosserò per una laurea che ho tra qualche giorno, perché non posso mettere scarpe con il tacco al momento, quindi ho comprato le ballerine, ma sono fantastici, mi piacciono tantissimo. E niente, poi ecco, ho comprato pure questa cover qui, fucsia in gomma dei cinesi, costava 4 euro, l'ho pagata 2 euro, c'era pure lo sconto lì. E niente ragazzi, questi sono stati tutti gli acquisti che sono riuscita a rigimolare in questo arco di tempo. Spero che questo video vi sia stato utile, anche vi ho tenuto compagnia. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!